Antonio Abiuso, direttore tecnico della Criternina, al 120esimo minuto eravate salvi, al 121esimo siete retrocessi. Incredibile il calcio. Purtroppo è così, forse una delle sconfitte più Amare. dure da accettare per come era andata la partita, combattuta fino all'ultimo. L'avevamo ripresa. È vero, ci è mancato l'ultimo guizzo, diciamo così, un po' di cattiveria, forse un po' di esperienza pure in più. È difficile da accettare, veramente questa volta faccio fatica ad avere parole per spiegare quello che è successo. E poi ha trovato un Eurogol. Incredibile, ma vero. Senti, hai fatto un grande lavoro con questi ragazzi, sei arrivato a giocarti play-out, tra l'altro in casa, quindi a favore di pubblico, tutto il resto. Ripeto, al 120esimo eravate salvi, adesso c'è questo boccone amaro da mandare giù, che non deve essere una bocciatura, ma potrebbe essere anche un punto di ripartenza, perché l'obiettivo della società era far crescere i ragazzi e tu l'hai portato a buon fine alla grande. Sì, oggi era da raccogliere il grande lavoro che abbiamo fatto durante la stagione, perché partire, diciamo, con un solo punto e poi fare tanti punti nel girone di ritorno e andarsi a giocare i play-out in casa era solo da coronare il grande lavoro, però purtroppo non è andata così. Rammarico, tristezza, però adesso guardate avanti. Sì, c'è sempre da guardare avanti. Sarà difficile mandare giù questa sconfitta, come ho detto prima, perché è veramente inspiegabile, però si va avanti.